Una volta, nel Pleistocene, i maschi cacciatori facevano i maschi e le femmine raccoglitrici facevano le femmine. Adesso è tutto più disordinato. I ruoli si invertono, si mescolano, si tramutano, si camuffano. Cioè, è quello che... Gli animali sono veramente... Vabbè. Scusa, ce ne porteresti altri due? Vedi... Forse questa epidemia del cazzo un lato positivo ce l'ha. Prima la moda maschile di depilarsi e travestirsi, poi i matrimoni gay e infine questo. Un'epidemia, quindi? Ma no, sto cercando un termine adatto. Una moda, ecco, è una fottutissima moda. In fin dei conti, se i maschi non sono abbastanza virili da comportarsi come tale, tanto vale che attacchino gli attributi al chiodo e diventino donne. E se fossero quelle maledette lobby gay in combutto con la chiesa? A furia di vedere tacchi e minigonne mi sta venendo la nausea. Beh, dipende anche da chi le porta. Ma poi, dai, di che ci lamentiamo? Meno rivalità tra uomini, più donne per noi. Sì, ma sono sempre più stronze. E poi più donne, meno voglia di accoppiarsi con noi. Oh, porno gratis, fratello! Ma poi... lobby gay, ma dai. Giuro, vai a guardarti il sito Manifesto del Complotto. Loro secondo me ci hanno visto giusto. Sì, e anche loro la definiscono un'epidemia. Ma ti dirò, secondo me... è una manovra politica. Grazie. Queste trasformazioni avvengono in tempo record, ormai. Ci stanno circondando. Qui c'è troppo odore, troppo profumo di donne, femminile. Ho bisogno di prendere aria. In fondo, stiamo solo copiando ciò che l'evoluzione, nella sua esuberante diversità di soluzioni sessuali, ci insegna da sempre. In natura c'è di tutto. Eterosessualità, omosessualità, bisessualità, unisessualità e autosessualità. Altro che essere contro natura. Ehi, compare, hai respirato abbastanza? Altro che aria, qui è successa una tragedia. Mio padre, dai cazzo, pensavo che i vecchi fossero esonerati. Mio padre, come dovrei chiamarlo? Mio padre è diventato... Nathan, calmati e respira, non ho capito una parola. Tuo padre cosa? Mio padre è diventato mia madre. Ho due madri adesso. Eh? Sì, ho due madri. Iappo, stai ridendo, ti sembra una cosa divertente? È una tragedia! Iappo! Iappo? Iappo al momento non può rispondere. Che? Cosa? Ma non preoccuparti, va tutto bene. A breve diventeremo ottime amiche. Amiche? Pronto? Pronto? Che diavolo? Ma... stress? Deve essere lo stress. Certamente è lo stress che ha reso mio padre e mia madre. Ma che cazzo sto dicendo?
Il governo non mi avrà. Mi serve qualcosa per calmare. Questa? Oh, che cazzo l'ho comprata? È un bel colore. No, non posso averlo pensato. Deve essere qui da lui. E questi? No. Questi non mi servono. No, oggi no. Oggi però c'è una scoperta che serpeggia ed inquieta. Chi sembra fare le spese di cotanta diversità è il maschio. Il maschio, soprattutto quando persevera nella fedeltà ad uno stereotipo sociale che non ha più ragione di essere, se mai l'ha avuta, è antiquato e talvolta un po' ridicolo. Stantio, impantanato, fuori luogo. Inutile.